sicuramente noi in questo momento stiamo facendo fatica a fare gol, è un dato di fatto, e quindi questo è un dato inconfutabile. Quindi. Ma oggi abbiamo fatto fatica contro una squadra più forte, considerando anche le assenze che avevamo. Abbiamo giocato contro una squadra che 2 anni fa ha sfidato la Serie A, che l'anno scorso è andata a playoff, che ha vinto meritatamente. E mi sarebbe piaciuto, come ho detto ieri, giocarmela con più uomini che conoscano come giocare alcune situazioni, e quindi può pesare, però mi aspettavo qualcosa di diverso. Sicuramente le assenze pesano, abbiamo giocato, ti ripeto, contro una grande squadra, e alla fine questo ha fatto la differenza. Carbò è uscito già col Pescara, ha avuto qualche problema, alla fine la partita ha avuto un dolore, abbiamo provato a recuperarlo fino a stamani mattina, ieri era difficile, abbiamo provato fino a stamani mattina, poi impossibile, e quindi alla fine non l'abbiamo nemmeno portato a disposizione perché non c'erano proprio le condizioni fisiche per poterlo fare. Speriamo che possa. Ora farà terapie per 4-5 giorni, speriamo di poterlo recuperare. A quel punto abbiamo deciso di andare accanto a Luca con Gabriel per allungare loro, e secondo me Gabriel ha fatto anche una partita importante in quel ruolo. E quindi la situazione è dettata solo da quel momento, da quella situazione, per prendere più profondità. Non avendo Mazzocchi, non avendo Carbò, abbiamo cercato di allungare loro con Gabriel. No, la squadra devo dire che ha messo in pratica quello che ha potuto fare. Ripeto, a volte bisogna anche considerare il valore della squadra che hai davanti e dare i giusti meriti anche quando giochi contro gli avversari. Noi oggi abbiamo provato a fare il massimo, ognuno ha cercato di dare il meglio di se stesso, sbagliando qualche cosa. Abbiamo provato quello che facciamo sempre in allenamento, però c'è dall'altra parte anche il valore e la qualità tecnica di una squadra che oggi si è dimostrata più forte di noi in alcuni momenti, pur considerando che i ragazzi hanno cercato di fare quello che abbiamo provato. Io da questo punto di vista non ho da rimproverare niente ai calciatori, però bisogna anche ammettere ed essere reali che dall'altra parte oggi, visto anche quello che avevamo noi, qualche cosa di più loro hanno fatto. Sicuramente, sicuramente sui gol abbiamo delle responsabilità noi, questo è chiaro. Oggi, il primo tempo, abbiamo avuto un paio di situazioni che potevamo sfruttare meglio. La differenza, per esempio, noi abbiamo perso palla in uscita e siamo stati infilati sul gol. È successo anche a loro, la stessa situazione, noi siamo arrivati davanti e non abbiamo concretizzato l'azione. A volte la differenza la fanno anche certi particolari, certi dettagli. Sicuramente in questo momento stiamo facendo molta fatica a creare anche palle da gol, oggi che abbiamo creato pochissimo. E questo è vero. Però noi stiamo provando a lavorarci per migliorare questo, per invertire questo trend che è negativo. Ci stiamo provando. In questo momento però è un dato di fatto, stiamo facendo fatica. Oggi ho provato a cambiare alcune cose, mettendo Gabriel che allungava, visto anche l'assenza. Non abbiamo fatto male, ma abbiamo creato poco. Però, ripeto, noi avevamo qualche assenza importante che ci ha condizionato in alcune scelte, e loro sono una squadra forte, quindi alla fine la differenza viene decisa da alcune situazioni, e questo è stato. Ma abbiamo giocato un po' leggermente diverse oggi, ma la squadra ha delle sue certezze giocando così. Avevamo questi difensori, loro non devo dire, secondo me dal punto di vista dell'organizzazione della fase difensiva non abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato solo alcune situazioni. Io non credo che questa sia la strada da percorrere, però la squadra ha provato a cambiare, lo ha fatto anche in casa con la Regina, con un sistema diverso, non abbiamo fatto una buona partita. Io credo che non sia quella, sono convinto, certo, che quella non è la strada al momento percorribile, visto l'organico che avevamo oggi, viste alcune assenze, secondo me era non naturale cambiare. Sì, il gol, oggi i due gol sono due regali nostri. Due errori che potevamo evitare. Primo gol è un'uscita leggermente un po' forzata, loro ci hanno infilato su due passaggi andando in verticale. Però non mi fermerei su questo, da questo punto di vista. C'è un errore, questo errore si può migliorare, sicuramente
faremo di tutto per migliorarlo. Anche il calciatore che può in quel momento prendere una tale scelta può capire che si può migliorare anche nelle scelte. Non lo condanno l'errore, l'errore si migliora sempre.